anche Nando. E però gentilmente un piccolo regalo a Giuseppe e a Francesco, se non l'hanno dimenticato, e a Cristian e Giuseppe, se non l'hanno scordato. Un applauso gigantesco ai festeggiati. Detto questo, allora io vi voglio portare un po' in giro, un po' nel Napoli degli anni 80, 70, 90, con personaggi che non ci stanno più. Purtroppo tutto male prima o poi succede. E allora noi andiamo a ricordarci quelli là della corrida, va bene? Facciamo un salto nella un po' di reverb, grazie. E facciamo un salto niente poco di meno che all'aldilà. E troviamo subito il responsor della corrida, colui che ha voluto che si creasse questa grossa manifestazione, nonché Corrado. Corrado, ci sei? A dove sta? Ah, sta qua. Dove arrivo? Che rapporto? Corrado, ci sei? Ok, buonasera a tutti quanti voi. E come state? Noi siamo dall'aldilà, voi siete all'aldilà. Abbiamo il piacere di presentarvi il principe di Napoli, Antonio De Curtis. Giovanotte, quante volte devo dire non chiamarmi principe, hai capito? Per bacca, per dici e per di ritina. Ti ho detto tante volte non chiamarmi principe, hai capito? Perché poi c'è Edoardo, Edoardo mi fa un baffo, Urkugan, Edoardo mi fai un baffo. Eccola qua, Edoardo, dove sei? Ehi, che si può seguire, ma che accava? Ma chi vuole da casa, si può seguire, vedi? Si sta tutta sembrata, papri! Ma che mi la voglio concetta, ma che? E se sono sì, noi stiamo riposando, grazie del Signore. E ovvero, Tommasi, dove sta? Tommasi, sarai un concetto, Tommasi. Ma come un bravo giovane, perché si deve imparare un mestiere e l'altra fra lì. I fumari volano, è vero, sì, però c'è la vostra comica di San Giorgio Accremato, poi lo cugliese di un branato, ma lo sto chi di San Giorgio Accremato, sta qua, vuoi che ando io? Edoardo, ma fammi figurarmi tu che sta da pacchia, c'è tutti i po' ti chiama a me, ci sta chi, mi sembra a me, c'è ma potessi c'è da, non mi ha chiamato, invece non mi ha chiamato, mi sa sempre che chiama a me, ci stavo a dire un romano, chiama tu un romano. Perché ho chiamato Romano? Oh, sempre a trovare tutti le figure là, e mi faccio un bacio, ma pure a casa, ma ci mi sembra di altro. Chiamato Romano, e qua, noi... A me mi hanno fatto venire da Roma, tezzi due di tuo mondo, vivi in guempe, perché Massimo mette sempre le mani addosso, e butta giù le mani sa, butta giù le mani sa. Delinquente, noi siamo dalla parte della corrida, io vi voglio ringraziare perché sia Cristian che Giuseppe hanno fatto la comunione, vero? Ma a me mi stanno addossando di mazzate da questa parte, e allora io trovo un break di pubblicità che viene adesso, vedete c'è la pubblicità? Buonasera, io vorrei dire una cosa, no? Io anche che sto dall'altra parte, volesse sapere una cosa, questi ragazzi che hanno fatto la comunione, perché non ti ho brutato concetto? Caserta su, di 1.000 euro avrebbe a stanze dietro, a stanze pranzo, o governate soltanto col mano, perché questi giovani non lo sanno, il governo deve andare, ma come fanno a governare sotto Brumano? Come mette sotto Brumano? Perché questi giovani che si devono sposare, poveri Cristo, con 1.000 euro, io vi do la stanza da letto, con una stanza di pranzo, due giorni, per portare Mario Merla lì in chiesa, mi faccio cantare l'Ave Maria, per portare Mario Merla, avete capito? Mario Merla! Grazie concedi, grazie assai, grazie assai.
e vi voglio dire una cosa, però tornando in me, il 12 novembre del 2006 ci ha lasciato una persona, che molte finestre a Napoli si sono chiuse, il sole si è spento, perché questa persona tutto il mondo lo voleva bene, come volevano bene i castellani, i napoletani, i pompeiani, tutta la Campania e tutta l'Italia e tutto il mondo. Mi fate un applauso per Merola, per Mario Merola. Dopo due giorni, a Piazza Mercato si è registrato 22.000 persone per questa persona. 22.000 persone si sono registrate per le condoglianze a Mario. E io ho preso carta e penna e se mi date un attimo di attenzione, gli ho scritto questo. Attenzione. Che hai fatto in Napoli usava solo Dio, che i film, che sceneggiata e quei canzoni. Le era dedicata vita a sta città, ma tutto quanto stanno tu ci sia. Perché girandola che ho avuto la pasantina. E poi quando hanno si stato ambasciatore di lacrima, con cuore, io zappatore. Quanta triatri che hanno scelto tu e quanta gradinata di palcoscenica che ti hai fatto lui, casi napoletano. Forse alla di parte poi gli ha gnuto, stanava la ruffiana da fatta sentì bella, mentre nascondiva una tristezza e l'amarezza in culo e dita luce, si state degni di essere figli di Napoli e Napoli orgogliosi di non hanno figli come te. Ma ormai sia storia, sia una leggenda, sia un simbolo più grosso, sia un re rasceneggiato. Tu sei l'ultimo piezza che sta città ciarata. Grazie, ci vediamo tra poco comunque, tra poco ci vediamo. Ancora un applauso per i miei festeggiati. E una cosa ancora, l'ultima volta. Allora, io qua mi hanno invitato, però ve lo dico col cuore, tre volte col cuore, ma sei della famiglia vostra, basta, ho detto tutto.